Sulla crisi idrica del lago hanno detto di tutto, però solo un personaggio ha portato a galla una questione che mai nessuno fino ad ora aveva sollevato. Io ho detto che negli ultimi anni, da quando si è fatta l'oasi, voglio sgombrare subito dal campo per evitare polemiche poi, io sono un appassionato cacciatore. Abbigliamento di Filini, berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood, poncio argentino di una sua zia ricca, scarpe da tennis con sopra galosh, carte topografiche e trombone da brigante calabrese. E insieme al club Le Torri abbiamo fatto un controllo da persone altamente competenti. Ci troviamo a Tokyo e da qui partiremo per attraversare Okinawa e arrivare fino a Yonaguni. Lì troveremo sott'acqua una conformazione che se naturale sarebbe unica al mondo, ma se artificiale potrebbe raccontarci qualcosa di diverso. Per vedere quant'è lo sterco degli animali che va, che deposita sul lago. Quando io ho trovato questi resti qui, nel 1986, stavo cercando un posto per immersioni subacquee spettacolari e mi sono imbattuto in questo luogo pieno di resti antichi. Quando lo scoprii fui davvero sorpreso. Provai qualcosa di molto simile, forse, a ciò che provarono gli scopritori di Machu Picchu. Bene, se io dico le cifre, che adesso non me lo ricordo esattamente, però si parla di tonnellate. È stata soprannominata la casa del re del mare. Tutti vedete, chi conosce il lago lo sa, è pieno di folaghi, è pieno di gallinelli. Quelli neri grossi, sì. Mamma mia, sono pure brutti da vedere. Beh, ma li leviamo le penne, magari fatti arrosto, sono buoni. Dici che sulla griglia così... Infilzati con uno... Un bastoncino così. Li metti lì, Ok. È pieno di germani. Se ci mettiamo un po' di riso, tu fai la fionda con sasso, tac! Milioni e milioni di storni. Poi mettiamo un po' di riso lì per terra. E aspettiamo. E ci nascondiamo qua. Ok, va bene. Perché non hanno paura, evidentemente nessuno li ha mai cacciati. Che depositano tutti sulle cannine e questo sterco, tra le altre cose, ha, come dire, un grande difetto. Allora, ci dicono i scienziati, gli esperti. È possibile riscrivere la storia iniziale dell'uomo? Ora, non dico questo, che dobbiamo riaprire la caccia, ma probabilmente al lago qualcosa va fatto. L'arco per acchiappare gli uccelli. Quelli che ci disturbano di notte. Ah sì, no, non si possono mica ammazzare quelli. Perché? Non solo per i danni che si fa nel fondale del lago. Prego, è cattivissimo. Tutto fuori? No, io lo tengo sopra. Anch'io. Anch'io. Non so. Ammazzalo. Ammazza, che ho trovato uno buono io. Ma anche per i danni enormi che subiscono i coltivatori di quel territorio. Basta che intervista qualcuno e gli diranno che cosa fanno gli animali. Porca miseria. Vabbè, pazienza. Oggi non si vede. Che schifo. E nemmeno si mangia. Allora, dormiamoci sopra. Silenzio! Che non sono solo i cinghiali, non sono solo le gallinelle, non sono solo le folle. Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti. Ci sono le nutri, c'è un po' di tutto, d'altronde è un'oasi. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. E non è solo un problema del lago Trasimeno, dove si sono fatte le oasi, penso... Nella zona di Colfiorito, dove da prima del lago si era fatta l'oasi di Colfiorito. Allora, qualcosa bisogna fare. 620 cacciatori in 14 metri quadri. Probabilmente, io credo che... La cosa migliore sia quella di autorizzare, come per secoli c'è stata la caccia in quel territorio. Quindi, secondo Franco Granocchia, la soluzione per il lago Trasimeno è autorizzare di nuovo la caccia sul lago. Buonanotte, cignalari!